Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. È il 101esimo video, settimana scorsa non mi sono ricordato che era il numero 100 e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti voi per la pazienza e per quelle persone che seguono con attenzione questo momento di informazione. Spero che sia gradito a tutti voi perché lo ritengo un metodo buono per fare sapere a tutti i cittadini ciò che si sta facendo o comunque le varie manifestazioni che avvengono al loro paese. Penso che sia chiaro a tutti anche che questo video lo cerco di tenere il più asettico possibile e fuori da quelle che possono essere le polemiche politiche, perché non voglio che diventi uno strumento di propaganda, chiamiamolo così, ma proprio resti uno strumento di informazione. E quindi veniamo alle informazioni del venerdì, appunto. Tengo a ricordare che il 24 di novembre si chiude il bando per le associazioni per creare appunto qualche manifestazione in occasione del Natale. Per le associazioni interessate basta entrare nel sito internet istituzionale del comune e lì si potrà appunto vedere come partecipare a questo bando messo a disposizione dell'amministrazione comunale. La statistica del mese di ottobre: al 31 di ottobre i fagnanesi erano 12.543, sono nati nel mese di ottobre 5 bambini e sono morte 9 persone. Anche in questa occasione, come tutte le volte che facciamo la statistica, diamo un benvenuto e un caloroso augurio a tutte le famiglie che hanno avuto la nascita di un bambino o di una bambina, un abbraccio e vicinanza a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari nel mese di ottobre. Veniamo agli eventi della settimana e partiamo subito con questa sera, che alle ore 20.45 in Aula Magna Benvenuto in Piazza, l'amministrazione comunale in collaborazione con ANPI, ci sarà appunto Giuliana Sgrena che presenterà il libro Donne ingannate, il velo come religione, identità, libertà. Continua allo Spazio Optium, anche questo fine settimana, la mostra dal titolo Riflessi e si terrà l'apertura dello spazio sabato e domenica. Sempre sabato e domenica in Sala Camino prosegue anche questo weekend la mostra 100.000 gavette di ghiaccio di Raimondo Colantonio. Mentre sabato alle ore 18 in biblioteca si chiude la rassegna Il caffè con l'autore per l'anno 2023 con Matteo Molino e il suo libro Il suo raggio di luce. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.